Buongiorno, gentili radioascoltatori, siete sintonizzati sulla web radio e televisione di southwebnetwork.it, dunque a reti unificati con Pianeta Oggi TV da Venezia. Iniziamo subito il nostro notiziario Ecomondo 2000, io sono Massimo Bonella, dunque con la notizia in primo piano che ci è giunta poco fa, un uomo di 72 anni, Antonio Faraci, è stato trovato ucciso nel suo appartamento a Somma Lombardo in provincia di Varese. Il corpo dell'anziano accoltellato era riverso a terra nel salotto in una pozza di sangue. Un colpo alla testa, inferto con un soprammobile trovato accanto. A ritrovarlo è stata ieri sera la moglie rincasata dopo una visita ad alcuni parenti. Gli investigatori vagliano diverse ipotesi, tra cui quella di una rapina sfociata in tragedia. Proseguiamo con il nostro notiziario Ecomondo 2000. Secondo l'osservatorio della CISL, nel primo trimestre 2014 sono 223.165 i lavoratori a rischio occupazione. Nel mese di marzo la cassa integrazione guadagni ha toccato quota 100 milioni di ore autorizzate. I lavoratori coinvolti sono 500.000. Il sindacato mette in guardia sul livello stabilmente alto della CIG, con le ore in aumento del 2,1% rispetto a marzo 2013 e del 2,4% rispetto a febbraio. Siamo ancora ben lontani dall'uscita dalla crisi economica, ha affermato il segretario generale Bonanni. Ed ora puntiamo l'attenzione a Roma. Guerriglia a Roma per la manifestazione dei gruppi per il diritto alla casa a cui hanno aderito anche Notav e Nomos. Dal corteo principale centinaia di manifestanti si sono diretti verso Via Veneto, dove è la sede del Ministero del Lavoro. La polizia, in tenuta antisommossa, ha respinto le cariche. I dimostranti si sono poi asserragliati a Piazza Barberini. Le prime file si sono spinte ancora verso Via Veneto, lanciando petardi e bombe carta. Gli agenti hanno risposto con manganelli e lacrimogeni. Feriti oltre 40, di cui 14 tra le forze dell'ordine, 5 le persone arrestate. Il corteo è tornato a Piazza Porta Pia, dove resta il presidio di protesta. Praticamente, dalle immagini che potevamo vedere dalle televisioni All News collegate in diretta, è stato come un temporale. C'è stata praticamente questa guerriglia, poi tutto si è calmato e il corteo per la casa ha concluso, diciamo, tranquillamente la sua manifestazione. Questo fa capire, ancora una volta, la storia si ripete, che sono i soliti infiltrati che creano appunto queste situazioni di forte tensioni. Ormai sappiamo come funziona. Per quanto riguarda le manifestazioni a Roma, da registrare anche quella delle agende rosse. Il movimento Agende Rosse fa capo a Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, ucciso dal cancro mafia, che hanno portato al Viminale circa 6.000 firme per chiedere che gli sia dato alla scorta di Nino Di Matteo il dispositivo Bomb Jammer che serve per disinnescare eventuali ordigni lungo il tragitto. È lo stesso dispositivo che ha avuto anche Obama quando è venuto a Roma e Putin quando è arrivato in Italia, a Trieste. Dunque, queste persone sono andate a Roma, erano tantissime. E per chiedere proprio la difesa di questi magistrati, una difesa seria a questi magistrati antimafia che rischiano la vita tutti i giorni, con riferimento particolare a Nino Di Matteo, alla luce delle forti e pericolose minacce da parte di Totò Riina. Ricordo altresì la nostra diretta di ieri, iniziata alle ore 11 e terminata a mezzanotte e mezzo, dove abbiamo assistito a tutta la manifestazione. In serata, praticamente questo filo diretto come dire, è stato realizzato in due parti. La mattina la diretta con Roma, con collegamenti, tra cui ricordiamo anche e alcuni personaggi tra i più importanti che sono avvicinati ai nostri microfoni. Armando Carta, scorta civica di Palermo, che ci ha fatto un po' il punto della situazione, ci ha spiegato anche cosa sono queste scorte civiche. Il discorso poi è stato ripreso in studio qui a Pianeta Oggi TV stanotte con Armando
Andrea Del Sozzo, e poi abbiamo avuto anche in collegamento Lorenzo Baldo, vice direttore della rivista Antimafia 2000, testata giornalistica online antimafia 2000.com. Alla fine, grazie a Andrea Del Sozzo, siamo riusciti a parlare anche poi con Salvatore Borsellino, che ci ha dato delle spiegazioni molto importanti che, a mio avviso, ci fanno anche riflettere. Poi, come dicevo prima, il nostro filo diretto Ecomondo 2000 speciale è continuato diciamo in tarda serata, con l'arrivo da Roma di Andrea Del Sozzo, che ci ha raggiunto qui nei nostri studi a Pineto Oggi TV, e quindi in collegamento con Sales Web Network abbiamo proseguito la diretta e ci ha fatto un po' il punto, il resoconto della giornata, e ci ha nuovamente ripreso la spiegazione su cosa sono queste scorte civiche, questa gente comune che sente il bisogno di andare a difendere questi magistrati antimafia perché sono in serio pericolo. Se non lo fa lo Stato, lo fa la gente comune, il popolo italiano, o meglio quella parte di popolo italiano che è sensibile a questi problemi, quella parte ancora sana del popolo italiano. Ed ora proseguiamo con le altre notizie qui al nostro notiziario, giornale radio Ecomondo 2000. È stato ritrovato il bambino di 8 anni che era scomparso nel pomeriggio di venerdì nel Bellunese. Lo rende noto il soccorso alpino. I soccorritori della forestale lo hanno trovato sulla strada che porta da Lorenzago, che porta a Lorenzago. Il piccolo è in discrete condizioni di salute dopo una notte passata all'aperto. Riprendiamo una, diciamo, si fa per dire, vecchia notizia, ma la vogliamo riportare sempre alla luce perché non si possono dimenticare certe cose così gravi. Clinica Santa Rita, ergastolo al primario. L'ex primario di chirurgia toracica della Clinica Santa Rita di Milano, Pierpaolo Brega Massone, è stato condannato all'ergastolo nel processo con al centro le accuse di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà per la morte di quattro pazienti e di lesioni per una quarantina di altri casi. Lo ha deciso la prima corte d'assise di Milano. Veniamo al caso dell'Utri. Abbiamo avviato tutte le procedure previste dalla legge e dai trattati per l'estradizione, lo ha annunciato il ministro della giustizia Orlando parlando di Marcello Dell'Utri, l'ex senatore condannato a 7 anni nel processo di appello bis per concorso esterno in associazione mafiosa, condanna che martedì potrebbe essere confermata e resa definitiva dalla Corte di Cassazione. Dell'Utri, fermato in un hotel di lusso a Beirut in un'operazione della polizia libanese con un funzionario italiano, era ufficialmente latitante perché resosi irreperibile con un SMS, scusate, un SMS aveva dichiarato: "Non scappo, sono all'estero per cure mediche". È stato comunque arrestato. Ed ora veniamo ai terremoti. Dunque, dico in plurale perché veramente in questi ultimi periodi si registrano dei forti terremoti in tutto il pianeta, ma anche in Italia ci sono diverse scosse, molto più, diciamo così, molto più deboli, ma comunque sono presenti. Ma andiamo per ordine. Terremoto, nella giornata di ieri alle isole Salomone, allerta tsunami per una scossa fortissima di magnitudo 7,6 Richter. Sono i dati dell'INGV. Una scossa di terremoto di magnitudo dunque 7,6 della scala Richter si era registrata alle 22:14 ora italiana a 102 km al largo delle isole di Salomone, nell'Oceano Pacifico. Sulle isole Salomone al momento della scossa erano le ore 7:14 di sabato 12 aprile. In seguito alla forte scossa è stata diramata l'allerta tsunami. L'ipocentro del terremoto è stato localizzato a 29,3 km di profondità. La bassa profondità della scossa di magnitudo 7,6 Richter lascia temere la possibilità di una formazione di una devastante onda anomala. L'allerta tsunami oltre alle isole Salomone riguarda anche Papua Nuova Guinea, Nauru e Nuova Caledonia. Al momento non abbiamo però altre notizie. Abbiamo consultato anche il sito del Centro Meteo Italiano, ma non abbiamo altre notizie in merito.
Ed ora passiamo ai vulcani. L'esplosione è stata così forte da essere udita perfino, pensate, a 100 km di distanza, secondo testate giornalistiche locali, mentre il tremore originato dall'attività vulcanica non è stato percepito a così grande distanza. La colonna di cenere si è innalzata venerdì 4 aprile dalla vetta del vulcano, e qui facciamo riferimento al vulcano Tungurahua. E ha raggiunto un'altezza record di ben 10 km. Ecco, qui di seguito altre ci sono praticamente poi, se andate su internet, potete vedere delle immagini davvero, davvero molto, molto forti. Dunque, vulcano Tungurahua, ecco, ricordiamo quindi questa fortissima esplosione. Ci sono delle impressionanti immagini che potete vedere, ripeto, consultando la rete, immagini relative appunto all'esplosione che praticamente ha fatto tremare mezzo Ecuador. Veniamo all'Italia. Grandinata violenta su Perugia, la città si è praticamente imbiancata. C'è un maltempo, un forte maltempo nella giornata di ieri nel centro Italia, praticamente comincia ufficialmente la lunga stagione di temporali pomeridiani, in gergo noti con il nome di temporali termoconvettivi. Attorno alle ore 20 un vero e proprio nubifragio ha colpito il capoluogo di Regione Umbro, portando tantissima grandine che ha occupato strade, tetti e prati nel giro di pochi minuti, con temperature crollate di 4-5 gradi al momento dei rovesci. Si è trattato di un temporale con buona attività elettrica e tuoni sordi, giunto da nord, formatosi a causa dell'arrivo di correnti lievemente più fresche da nord-est, che sono poi queste le responsabili del sollevamento forzato di aria calda. Anche queste informazioni le abbiamo tratte dal Centro Meteo Italiano. E poi, sempre nella giornata di ieri, riprendiamo il discorso dei terremoti, perché c'è stata un'altra scossa di magnitudo 2.6 registrata dall'INGV nel distretto sismico di Monte Alpi Sirinio, nella provincia di Potenza. L'evento sismico ha avuto luogo alle ore 9.04 senza far registrare altre repliche superiori alla magnitudo 2, ma solamente strumentali. La profondità del terremoto è stata di 10,1 km ed è stata avvertita dalla popolazione di Lauria, Nemoli e Trecchina, tutte nella provincia di Potenza. Altre scosse in Italia, registrate in Sicilia, nel distretto della Madonie, con una scossa di magnitudo 3 nella mattinata sempre di ieri alle 8.53, avvertita nei comuni di Valle d'Olmo e Scillati in provincia di Palermo. Tra altre cose, questa notizia l'abbiamo data anche durante il filo diretto di ieri mattina. Vediamo se abbiamo delle ultime ore. Non ci sono altre notizie. In conclusione, vi ricordo la homepage della nostra testata giornalistica online, pianetaoggitv.net, dove ricorda la messa in onda di Ecomondo 2000, del giornale radio che sta andando in onda in questo momento qua. Vi ricordo che ogni ora ci sarà la replica. Poi ci sono delle notizie a carattere locale per quanto riguarda il centro Italia, da Montepulciano a Sarteano, e poi abbiamo dei video. Abbiamo innanzitutto il video relativo a queste ormai famose scie chimiche, che se ne parla un po' dappertutto, che non sono, diciamo, i gas di scarico degli aerei, ma è ben altro. Vi indico anche un sito internet che è il seguente, sciechimiche.org, e potete avere tutte le informazioni e fare le vostre considerazioni, approfondimenti, eccetera. E ci sono stati, infatti, abbiamo fatto anche noi un flash che abbiamo segnalato questo fenomeno, queste strane scie nel cielo, e poi abbiamo avuto notizie che sono viste in tutta Italia, non solamente nel nord-est. Questo nella giornata di venerdì. E dunque, a seguire il notiziario di Pandora TV RT, praticamente sarebbe il telegiornale di RT Russian Today, l'emittente intercontinentale in lingua inglese, che praticamente Pandora TV la ripete via rete internet con i notiziari tradotti in lingua italiana.
Poi a seguire l'edizione settimanale Pianeta Oggi Rapporti con l'intervista al noto ambientalista europarlamentare Andrea Zanoni. Seguirà poi anche l'intervista ad Alessandro Pattaro, l'ingegnere Alessandro Pattaro, che ci parla del contratto di fiume. Cos'è questo processo che prende il nome di contratto di fiume? Poi ancora abbiamo un altro settimanale, cioè quello della settimana scorsa, che preparava il nostro pubblico alla manifestazione dell'11 aprile della mattina del Movimento Agende Rosse per la difesa dei magistrati antimafia di Palermo. C'è un'intervista ad Andrea Del Zozzo che il sottoscritto aveva realizzato tempo fa a Udine. Ricordo che questa manifestazione si è poi conclusa, è iniziata alle ore 11 per concludersi alle 13:58 e poi nel pomeriggio sono ripresi gli scontri per altre cose che non c'entrano con la manifestazione del movimento Agende Rosse. Naturalmente loro devono consegnare le firme ad Alfano, però non hanno di fatto trovato nessuno, sono state consegnate ad un semplice impiegato e non erano così gli accordi che erano stati presi con Salvatore Borsellino, ma questo non ci, praticamente non ci stupisce più. Poi abbiamo una invece trasmissione radiofonica, sempre a carattere settimanale, dal titolo Spazio Aperto, che va in onda, lo ricordo, ogni mercoledì sera alle 18:30 dalle frequenze web radio di Siles Web Network di Treviso, trasmissione che è condotta da Ugo Lombardi e Antonella Intranò. E da Pianeta Oggi TV c'è il sottoscritto con le notizie della giornata. In questa trasmissione potete ascoltare l'intervista a Salvatore Borsellino, che era stato chiamato in collegamento con noi, che ci spiegava la preparazione alla manifestazione dell'11 aprile che abbiamo appena menzionato. Poi, alla fine, abbiamo altre notizie a carattere locale, un'altra edizione del telegiornale di Pandora TV RT. E alla fine da segnalare un video straordinario a dir poco che era stato messo in primissimo piano nella nostra testata giornalistica, dove praticamente una piccola bambina sta spiegando praticamente a della gente che non si può andare avanti distruggendo il pianeta in questo modo. Ecco che già, voglio dire, i bambini sono sensibili a questo problema praticamente. Ecco, questo è un video veramente da guardare e da riflettere. Vediamo se abbiamo nel frattempo delle ultime ore, ma mi sembra di no. Su Facebook viene messa la notizia delle scie chimiche nella giornata di venerdì. Ecco, vedo che si insiste su questo. E poi abbiamo dei post relativi alla manifestazione di ieri mattina a Roma del movimento Agende Rosse. Bene, è veramente tutto. Io vi ricordo l'appuntamento per mercoledì prossimo a partire dalle ore 18:30 con il settimanale radiofonica Spazio Aperto, condotto da Ugo Lombardi e Antonella Intranò. Dalla redazione di Pianeta Oggi TV c'è il sottoscritto, la regia centrale Rosario Moreno. E quindi un appuntamento da non perdere, che poi tutte queste trasmissioni verranno messe disponibili anche all'interno della testata giornalistica pianetaoggitv.net. È veramente tutto. Linea dunque a Rosario Moreno, che saluto, le auguro una buona giornata e una buona giornata anche a voi, gentili radioascoltatori. A presto.